Buonasera, benvenuti in questo nuovo video su Marvel's Guardiani della Galassia. Io sono sempre Glacial Sphere e questo è il videogioco dei Guardiani della Galassia, sviluppato direttamente da Square Enix, se non sbaglio. Ci siamo appena svegliati in una sorta di visione che abbiamo avuto con Nikki. Non mi sorprende che sia il suo sogno. Sembriamo felici. Infatti. E dovremmo in qualche modo, immagino, cercare di far rinsavire Nikki, che ora è la Tornerò presto, matriarca. piccola. Prima dobbiamo salvare la galassia. Esatto. I guardiani della galassia devono salvare la galassia. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi appunto i prossimi caricamenti. Siamo addirittura d'arrivo ormai con questa serie, eh? Finalmente! Mi serve aiuto. Mamma sarà a casa per pranzo e voglio che sia tutto perfetto. Nikki. Il compleanno! È oggi! L'hai scordato ancora? Papà? Papà? Papà! Dovevi aiutarmi con la sorpresa! Ascoltami, Nikki, ok? Tutto questo non è reale. Scherzi! Ma papà! Dovevi aiutarmi con la sorpresa per il suo compleanno! No, assolutamente. Sì! Dovevi sistemare l'oloproiettore e poi ci servono delle candeline e non trovo più il suo regalo! E dai, Nikki! Sembra tutto stranamente familiare. Ah, no, l'ho ordinata sul pianeta dei dolci. No, Ok, quello è sempre stato strano. l'ho fatta io. Ok, mancano solo il regalo. Ok, Nick? E se ti dicessi che questo non è reale? Certo che no. Mi sa che non è a fuoco. Sai metterlo a posto? Sì, ok. Fa ancora un certo effetto. Niente male. Temevo di aver incasinato qualcosa. Okay, e A se il proposito regalo? di casini. Già, è Ala con il sistema stellare attorno. Credo di aver messo tutte le lune. È bellissimo, Nikki. Manca il regalo per mamma. È da qualche parte in camera mia. Ok, appunto. Il regalo è da qualche parte in camera sua, era Non qui, anche dimenticare nella il scorsa regalo. visione. Cosa dovrei fare? L'hai trovato? Dobbiamo Sì. riuscire a svegliarla, però. Ok, mettilo con gli altri. Sì, il regalo, mettilo sul tavolo. Quello che dico conta qualcosa qui. Abbiamo. Su Nowhere. Sai quel viale degli artisti e il quadro che le piaceva tanto? Di Krylar? Ecco la risposta alla domanda. Non è che possiamo parlare? Non credo. Come ti sembra? Ho paura che tu sia nei guai con la promessa. Oh, Grazie, papà. Ti voglio bene. cavolo. Peter, apri la porta. È la mamma. Farò in modo che sia tutto perfetto. Pensa alla porta. Però loro hanno parlato del quadro, hanno detto quella è la chiave. Aspetta, il quadro dovrebbe essere tipo come in camera, no? No, è diverso. Non sembra esserci il quadro qua. Diamo un'occhiata nell'altra camera. Un secondo, eh. No, non c'è nemmeno qui. Niente, andiamo allora ad aprire la porta a Corelle, ovvero la madre di Nikki. Guarda lei che si nasconde qui. Sono pronta. Falla entrare. Ah, che sollievo vederti. È una follia, Nikki è in un ciclo. Le mie parole non funzionano. Dobbiamo trovare un modo per raggiungerla. Peter. Lo so, ci serve un piano. Non è questo. Ok, lo capisco, abbiamo molto da recuperare. Ma se Peter. dobbiamo farlo? Sono morta, Peter. Sì, ma... Non morta morta. No? Ho sentito la tua voce. No, mi hai portato qui. Sei davanti ai miei occhi. Stai vedendo un fantasma. Una parte di me è nella giamma dell'anima. Ma non c'è nulla di reale. Ne verremo fuori. Forse troveremo un modo No, per... adesso devi pensare a lei. Aiutala ad accettare che non tornerò.
è che... avrei voluto saperlo. Sapere cosa? Di Nicky. Lo sai. Io e te, 12 anni fa... Oh, Peter. Ho fatto i conti. La promessa non è reale. Sì, lo so, ma il resto lo è. Vero, io e te su Mercurio. La ricordo quella notte. Anch'io. Ma lei non è tua figlia. Non è neanche mia figlia. Io non capisco. È un'orfana di guerra. Durante il viaggio verso casa, il concilio Kree rastrellava chi non era abbastanza puro sangue. Nicky era così... piccola, non potevo... lasciare che la uccidessero. E così... non sono... un padre. No. Beh, non suo padre. Wow. Ok. Non per questo non le serve il tuo aiuto. Deve lasciarmi andare. Ci ho provato, non ascolta. Ma deve farlo. Il compleanno, i regali. Tutte le cose che continuano a legarla a una versione fittizia di me e di noi. Distruggi l'illusione e convincila ad ascoltare. Ecco, non sono pronto per... Sì, lo sei. Devi esserlo. Lo so. Ok, quindi dobbiamo appunto svegliarla. La dobbiamo mamma... farle capire che è tutta era un'illusione. Lei, vero? La mamma non verrà. Ma certo che verrà. Forse era solo Carlos che ci avvertiva del suo ritardo. Quindi ho ancora un po' di tempo per lavorare alla musica. Basta bugie. Ti basta prego, bugie, ascolta un Peter. Momento, Nicky. Parliamo dopo il compleanno della mamma? La tua mamma non verrà. Tra poco la mamma arriverà. Questo non è reale. Basta scherzare. Tra poco sarà qui. Deve essere no, perfetto. Lei non... Basta! Non rovinare tutto questo. Basta bugie. Nicky, ti prego. No! Non voglio ascoltare. Ascoltami, Nick. Sta alla larga da me. Ehi! Ma che problemi hai? Mi dispiace, Nick. No! Posso rimediare. Fermo! Basta! Non rovinare tutto! La mamma berrà. Non è reale, Nicky. Niente qui è reale. Io ti detesto! Tu non sei mio padre! Non sei mio... Sì, piccola. Lo so. Che cosa hai fatto? Hai rovinato tutto! La mamma sarebbe venuta e... La sola cosa che voglio è vederla ancora. Ciò che varcherà quella porta non sarà tua madre. E tu che ne sai? Non so molte cose. Quando tenere la bocca chiusa, come non farmi arrestare. Come consolare una dodicenne la cui sofferenza potrebbe distruggere la galassia. Ma questo... La promessa, Nick. So riconoscere le fregature. Questo non c'entra con te. Che cosa ci fai qui? Non importa se non è reale. Voglio solo che torni tutto com'era prima, anche a costo di preparare quella stupida torta per tutta la stupida eternità. Preferisco pensare possa tornare che ammettere che non lo farà più. E che è solo colpa mia. Se non l'avessi distratta, se fossi stata più veloce,
Se fosse stato la colpa Rocket. Sarebbe ancora viva. Non è colpa tua se non c'è più, Nick. Non devi accusare te stessa. Perché no? È così, se solo io avessi... Questo non è vero. Non hai fatto niente. Non era colpa tua. Tua madre non si trovava in quel luogo a causa tua. Ci sono molte colpe da attribuire, ma nessuna di queste ricade su di te. Potrebbe essere lei. Solo tu puoi rifiutare quella bugia. Dico solo che per me... Beh, non è lei. Credo che sia una brutta cosa che vuole divorare l'intera galassia. E sai che tua madre, con tutti i suoi difetti, non era una divoratrice di galassie. Ma non importa cosa penso, perché non è la mia promessa. Non posso distruggerla per te. Supponiamo che quella cosa spaventosa alla porta non sia mia madre. Posso farcela. Non capisco ancora come... Come fanno tutti? Devo forse rovinare torte tutto il giorno? Spaccare tutto è molto catartico. Ma... Esistono altri modi. Che stai facendo? Me l'ha insegnato mia madre sulla Terra. L'idea è accendere qualcosa per ricordare qualcuno. Come un omaggio. Insomma, non è qualcosa di magico, non riporta in vita nessuno, ma... Sai, è un semplice pensiero. Un piccolo gesto davanti a qualcosa di spaventoso. A volte non abbiamo altro. Continuo a ripensare all'ascensore. Quando era furiosa con me. Non così furiosa. Era amorevole preoccupazione, ecco. Ehi. Comunque vada. Non sei sola. Ok? Grazie. Ma c'è una cosa che devo fare da sola.
si combatte oh, ora. Merda. Di sì. Dobbiamo farlo, il tizio d'oro è fregato. Occupati del fan club di Raker. Vai, male, Kamala! Bombarda di Raker, tizi fruttuati, sono dei robot, vero? Stanno impedendo di ammazzare Raker! Assorbimento di anime, deve finire! Il prete sta pompando tutti con la fede! Beh, non è giusto! Non sparare, quello stregato! Abbiamo già abbastanza problemi! Alza verso di loro, Drax! Quella testa di legno pompa i compagni! Concentriamoci su uno prima e cerchiamo di ammazzarlo. Ole. Peter Quill, non ti sveglierei un aiuto! Dovremmo passare alle maniere forti! Sostenere la corruzione! Pianta di forza, Dante! Voglio vendetta! Ah, Gamora è stata congelata. Bugie! Perdonate la mia spadataggine! Va a prendermi, tigre! Peter, aiuto! Ora! Quindi, anche lei ha dei limiti! Ho usato tutti i... Come si libera quella? Al vento lui. Va bene, va bene. Con rinnovato vigore! Lo stregone difende gli altri! Allora fanno fuori! Vai, crepa. Ok, poi vediamo un po' gli altri. Rocket, vai lì. C'è anche tu, Vento. Prima lo facciamo spicco. Aia, che botte. Sto buggato. Peter qui, lascia che li distrugga. È qui la vetta? Ti ha usato. E crepa, ottimo. E manca solo uno. E tu sei Elettro. Ole! Andato! Ora basta! Disintegriamolo. Ti uccidere. Spaccali, ora aspetta. Scriva questo.
mo di nuovo lo scudo. Questo qui non si proiettili. Oh no, non vediamo davvero niente. Ok, devo evitare lui, immagino. C'è modo di evitare questa cosa? C'è modo di evitarla questa cosa, scusate. Ok. Ok, Groot. Bravo. È da un po' che non faccio esplodere qualcosa. Vai, adunata. Potenziamoci i danni. E vediamo di non fallirla. Cosa stiamo aspettando? Le mie lame hanno sete. Sì, anche le mie. Desidero soltanto gettarmi nella mischia e seminare il panico, Peter. Lame setate di sangue nella mischia. Questa Vai. Sete di sangue rende tutto surreale e ti farai ammazzare se non la controlli. Ed è per questo che andremo con calma. Prendiamoci il tempo che ci serve per farli a pezzi. Chi è con me? Fermi, non un altro passo. Se vinciamo, diventiamo famosi! State fermi! Meglio essere ricchi che famosi! Ha usato tutti noi! Non riesco a decidere quale dei due sia più irritante! Io li trovo più arroganti che irritanti! L'assorbimento di anime deve finire! Che l'oscurità possa consumarti! Non di nuovo! Ti ha usato! Roba di una... di una noia, guarda. Tu devi... devo andare verso la luce? Cioè, boh. Ma non credo. Niente, solamente a tempo. Solamente una cosa fastidiosa. A tempo. Olè, ed ora lo si regna. Così. Così. Desisti! Così. Distruzione, demonio! Così. Alla Juliette! Come burro caldo! Ti ha usato. È impossibile! Non di nuovo, dai, ma che palle che è questa boss fight, scusatemi, Cioè, boh. Fedati, stregone, è finita! Non farti uccidere! Quando morirà! Dove è lui? Sarà pioggia dal cielo su di voi! Mi serve un aiutino! Il roditore sta per essere sopraffatto! Come lo libero? Pronto a distruggere tutto! Pronto! Contenere! Groot? La corruzione! Vai, ti anima tutti! Pronto! Sto meglio, grazie! Silenzio! C'è questo a fare! Ah, non posso dare ordine ai guardiani ora, ok. Però il suo scudo sta per andarsene. Perfetto, ora sì, ora glieli posso dare. Così. Non vedo niente, non vedo dove lui. Lo sto colpendo? Protezione! Era ora!
sì che hanno effetti colpi, va. Morto, Entry è morto. Ok, si sta rigenerando, ma... Fuggire. Gamora gli fa un bordello di male. La corruzione. Preferite non vedere così sia. No, dai, di nuovo. Dov'è? Eccolo. Questa qui, lascia che le distrugga. Ehi, qui! Vuoi un po' di fuochi d'artificio? Capito? Dai, quanto ti manca? Oh, finalmente. Mi si è tolto lo scudo, ma non posso colpirlo. Dai, che cagata sta cosa. Basta con questa cosa. Ore. Questa la nave è sua risposta. Fuggire. Oh, finalmente. Muore? È l'obiettivo. È esemplificativo. O meglio, l'obiettivo è esplicativo. Non ora, ci siamo quasi. Ti prego. Ha mentito. A tutti e due. Osserva. Apri gli occhi. Figlia mia. Ce l'hai fatta. Mi hai fatti tornare.
Ammirate questo benevolo guardiano della galassia. È finita. Ok, ok, ecco cosa ti daremo, Nubo. Permetti? Le masse ci attendono. Quindi abbiamo vinto? Sì, e che diamine! Dovremmo salvare più spesso la galassia. Io ci sto. Prometto che la prossima volta non provo a distruggerla. Adesso basta con le promesse. Beh, ce lo siamo meritati. Quindi godiamoci questo momento. Questi qui sembrano davvero confusi. Dopo l'unione col Magus ho alterato le memorie dei suoi aiutanti. Non ricordano nulla del dopo promessa. Mia umani. I guardiani della galassia. Abbiamo appena salvato tutto. Non c'è di che. Spiacenti, ma al momento non firmiamo autografi comunque. Delicati amici. La dama designa me delicato. E chi sarebbe questa tenera caramellina dall'incarto dorato? Beh, che schifo. Io, Lady Elbender. Ci rattrista il sacrificio di tante belve magnifiche. Siamo loro grati. Sono morte per proteggere il branco. C'è onore in questo. Tornerete su Seknarf 9? Prima dobbiamo preparare una casa degna per Fum. Oppure divorerà ogni creatura del mio mondo. Se scappasse ancora, faccio una chiamata. Stabiliremo un compenso. Ok, si stanno chiudendo le varie storyline in questo momento. Quelle magari un po' più secondarie, lasciate aperte, come la regina Hellbender. Magari Cosmo troveremo. Come avevamo previsto, il Dio Dorato era la chiave per distruggere la Chiesa Universale della Verità. Una sinossi sicura. Perché non ammettete che vi abbiamo fatto evitare la peggior decisione delle vostre vite collettive? Il doppio. Due volte. L'analisi dei dati aggiuntivi ha influenzato alcuni calcoli. Si possono quasi sentire le chiappe che si stringono. Sapevo che ce l'avreste fatta. Cosa? Che c'è, bestiola? Che fluido fetido! Fiera folle e volubile! Ammirate, un altro dei guardiani della galassia. Che cosa ha detto? Che ti mostrerà la tua stanza. Ma non abbiamo stanze libere, brutto idiota. Cosa? No, col razzo, no! Ehi! Groot, dalle la tua! Nella mia stanza c'è della roba importante! È un bene che ci sia questo finale e non quello triste.
Di tristi quanti ne hai contati? Oh, tantissimi. Oh! Prego, procedi. Ah, dopo di te. Non serve, insisto. No, io insisto. Prego, procedi. La puerile pretesa di purezza paralizza ogni progresso. Ecco la ragione per cui dovresti andare avanti tu. Sì, bene. Io varcherò il vestibolo vessatorio. Finito così. È un finale un po', se posso dire, anticlimatico. E adesso? Non saprei. Direi che l'unico limite è il cielo. Chiaramente non è vero. Rapiniamo una banca. Siamo al verde. Oh, però alla fine è un finale anche abbastanza giusto. E super spassoso. Stai Marcus al posto di Craig Towsley, l'avete visto? Tranquillo, guarda dai, i nomi che cambiano. Un suggerimento Magus, potenzialmente i nomi redditizio. Dei titoli di coda. Tutto bene, Goldfinger? Un'irritante indigestione. Niente di notevole. Ok. Beh, se necessario, sul retro c'è un bagno. Allora, Mantis, ora che l'universo è salvo, che programmi hai? Non saprei. Forse tornerò sulla Mantis. Ho sentito che la Terra non è male in questo periodo. Potrei anche andare a Contraxia. Giocano d'azzardo lì. Sei sicura che Contraxia sia davvero, libero dalla promessa? Comunque non è un posto adatto a una bambina. Dico sul serio, amico. Non hai Ho una bella cena. Ho fatto il corso base. Avete il kit di soccorso? Non abbiamo un kit di pronto soccorso. Ma che diavolo stai dicendo? Certo che abbiamo il kit. Il nastro adesivo non conta. Forse gli serve solo una tonata. Non temete per il vostro vecchio amico. Mi sento semplicemente favoloso. E dai! Starà fingendo, dai. Sono eterno! Ehi, ma che cavolo! Ah, ma davvero? Continua così? Ok, mi sembrava infatti strano. Era un finale, come vi dicevo, abbastanza anticlimatico. Magus. Sì, è quando il trino divino dorato viene consumato dalla cosa malvagia e vuole distruggere la galassia. E perché sento la donna insetto in testa? Perché sono nella testa di tutti. Così Magus non sentirà il nostro fantastico piano. Che sarebbe? Oh, no, è meglio se lui deve. Lui, io, col destino siamo un trio. E noi moriremo tutti. La forma finale è l'era del male. La gemma. Quando quel coso ha attaccato me e la mamma, era terrorizzato dalla gemma. Sì, anch'io ho avvertito la sua paura. Oh, sì! Certo, la mia gemma! Una delle sei! È l'unica cosa abbastanza forte da contenere la potente anima del male! Quindi non dobbiamo fare altro che avvicinarci e lanciargli un sasso magico? Esatto! Piccole, lamentose, irritanti nullità! Che fate orsù? Mantis, come attiriamo il cattivone? È ora di prostrarsi di fronte alla nuova catastrofe. Facendo quello che ti riesce meglio, guardiani. Non dandogli amicizia. Credo che intenda esasperarlo. Se c'è qualcuno che può irritare un dio, siamo noi. Forza! Inginocchiatevi al vostro dio! Chi potrebbe sovrastare un re? Bravo!
Bravo! Bravo! Gli batti anche le mani. Lo sto facendo in modo ironico. Secondo te lo capisce? Beh, effettivamente. Sì! Onora il tuo dio! No. Non offri altro che menzogne e false promesse. Sei davvero pessimo! E perché applaudi? Vi prendiamo in giro, fesso! Un cosa? Ah! Ha detto ciò! Stiamo scherzando? Indietro, ci penso io. Nicky, no! Vattene lì! Fidatevi! Sì, ci siamo! E questo è il modo! Tutti da Nicky, adesso! Avete sentito l'insetta? Via! Via, via, via! Ragazzi, restiamo uniti! Razzo! Perché Groot ci protegge, ci anche se tanto è Nicky a proteggerci. Ehi, hey, è stato fantastico! Come hai... Non lo so! Ora posso farlo! Fin qui tutto bene, guardiani, ma non siete ancora fuori dai guai! Delle mosche nel flusso del tempo! Mostri doppi, insetti giganti in arrivo! Minion? Beh, Minion. La nostra posizione mi turba! Non eravamo solo a Milano! La nostra posizione mi preoccupa meno di quel gigantesco dio succhia. Direi che l'applauso al rallentatore ha funzionato, no? Direi di farmi nervosire, credo è servito parecchio. Non riesco a credere che il destino della galassia dipenda completamente dalle parole di Mitchell. Le sue scelte finora sono dimostrate valide. Vedo nella tua lingua e nella tua bocca, Peter Quill. Era così anche quando l'avete incontrato dentro di me. Tutte le versioni che abbiamo visto finora erano solo frammenti. Questo è il primo male. Quill! Groot dice che gli insetti hanno chiamato gli amici. Ti ho spiaccicato un altro. Basta che non li faccia. No, non cadere. Non cadere giù dal mondo. Non cadere nell'universo, anche se tecnicamente siamo già nell'universo, no? A qualcun altro dispiace un po' per Warlock. Oh sì, inutile prendersela con il tizio nuovo! Qui trovo che c'è troppo la tua! Lo mettiamo nel barattolo dei vermi! Ok, ho battuto anche questo. Direi che l'applauso orda di Minion ha funzionato, no? Coraggio ammirabile! Arrendetevi all'inevitabile! La gemma! Dovete usare la gemma! È ancora troppo lontano! Sembra mantenere le distanze di proposito! Che stai aspettando, Quill? Digli qualcosa per spiazzarlo! Sì! Scatena la sua furia con i tuoi discorsi fastidiosi! Pesti tormentose, mosche lamentose. Per me facendolo non ragionare lo rincoglionisci di più. Troverete nelle cose. Questo non sei tu. Quello vero. Quello che abbiamo incontrato nella grotta. Quello che abbiamo imparato a conoscere e più o meno ad apprezzare, credo. Intendi quello che avete chiamato capellone? Ovviamente sì. Colpa mia. Ti abbiamo dato un sacco di nomignoli. Davvero, Rocket? Oh, ne sono certo. Da parte mia ho pronunciato parole ben più dolorose. Dolorido. Ok, ok. Ci siamo insultati in modi assurdi. Ma insieme ne abbiamo passate tante. Sei stato nel cervello di Drax. Beh, in quel caso, vecchio mio, perché non vi unite a questo dio? Un'anima sola a nome mio. Io sono un dio. Vai al cesso anche tu. Qui si mette male. Molto molto male. Ah però che danni, eh. Ragazzi, non mi sembra che funzioni. La strategia è da rivedere, Peter. Dobbiamo battere lo stesso gioco e poi usare la gemma. Posso evocare eserciti con un cenno. E evocali allora. La piaga continua a crescere!
Il tempo mi appartiene! Tutto mi appartiene! Prima o poi dovrà pur stancarsi, no? Non ci conteremo! Attenti, altri stupidi vostri giattoli! Lasciatemi, non ho il repellente! Sguarda, Gamora! Perfetto. Ok, niente, quindi bisogna fare la scelta più tardi cadranno tutti più ovvia. Ai miei piedi. L'intera galassia cadrà. Ragazzi, la gemma fa cose strane. È il momento, guardiani. Attiralo, Quill, per avere la visuale libera. Sottomettetevi. Ho detto sottomettetevi. È ora di fartelo entrare in quella testona. Non ci arrenderemo mai. Dico davvero, hai presente chi siamo? Esatto, siamo i guardiani della galassia. Abbiamo i biglietti da visita. Preferiremmo morire piuttosto che sottometterci. Osate sfidare un dio? Non avete idea di chi... Ah, ma taci! Cosa hai detto? Ha detto che sei pessimo. La derisione si fa beffe di... La gemma! Dovete usare la gemma! Oh! Uela! Che colpo, Rocket! Si riprenderà, vero Mantis? L'importante è che ce l'abbia fatta. Tutti voi. Non era tenuto a compiere il sacrificio. Pagato? Non ancora. Quindi è tutto finito? Tipo finito. Il Magus è imbrigliato per ora. L'entità più insaziabile della galassia è di nuovo rinchiusa nella gemma dell'anima. Non resta altro da fare che decidere il suo destino. Distruggiamola. Sono terribili proposte entrambe. Io sono Groot. Dice che dovremo combinare entrambe le idee. La gemma non è né fuoco né fronzolo.
e non un vostro fardello. Wow, wow, wow. Ha cercato di ucciderci e di divorare la galassia. Non conterrete questa calamità catastrofica. Io l'ho creata. Io la custodirò. Nessuno può tenerla. Mantis, che probabilità ci sono che la galassia venga ancora consumata? Molto alte. Se la ridiamo a riccioli d'oro? Non così alte. La ragazza aveva ragione. Forse la sua forza e la sua ferocia un giorno distruggeranno la mia anima solitaria. Ma non sono solo. Solo per sicurezza. Che probabilità ci sono che la galassia se la passi male, ce la vendiamo? Astronomicamente alte. Il modo migliore per assicurarsi che il Magus non esca di nuovo è impedirlo insieme. Quindi, quando inizierai a sentirti infastidito? Convocherò la tua ciurma. Nonostante le differenze, temo che ormai siamo amici. Mi farò perdonare per aver cercato di uccidervi e divorare la galassia. Un temporaneo passo falso. Sì, beh, e tu scusaci per tutti gli insulti poco carini. Se l'impronta di un uomo va mondata, egli solo deve affannarsi per porvi rimedio, poiché... Ma davvero parla sempre in questo modo? Voglio dire che siamo... d'accordo. Sì, è solo che... non devi convincere soltanto me. Oh, certo che no. Ma certo che sì. Beh... no! Oh, che schifo! Ok, mi hai convinto. Finito per davvero allora. Questi sono dei titoli di coda. Bene, li lascerò andare, come al solito. È giusto che chi abbia lavorato al videogioco ottenga il proprio riconoscimento. E nel frattempo vi invito a lasciare un bel mi piace al video, a commentare facendomi sapere cosa ne pensate di questo videogioco. Ora, senza alcun problema, potete fare spoiler, che tanto appunto l'ho finito anch'io. Magari avvisate comunque nei commenti se volete fare spoiler per... rispetto verso altri utenti, anche se dubito che chi venga a vedere questa parte, questo video, insomma, abbia problemi con gli spoiler di quello che ho mostrato nel video stesso. E iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime serie, perché i video sui Guardiani della Galassia, sul videogioco dei Guardiani della Galassia, ormai sono finiti. Che dire di questo videogioco? Un videogioco interessante, non lo metterei minimamente tra i migliori dell'anno, però il suo... diciamo che il suo 8 può prenderselo tranquillamente, per quanto mi riguarda, a livello di voti. Non di più perché il gameplay è molto 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 rozzo, è molto ripetitivo come gioco in sé. Alla fine di secondario, se vogliamo, ci sono solo dei collezionabili, che sono alla fine dei costumi e dei dialoghi extra. La storia è interessante, ma fino a un certo punto, perché è anche abbastanza prevedibile nella maggior parte dei suoi svolgimenti. I personaggi sono molto interessanti, la scrittura dei dialoghi è la parte migliore del gioco, indubbiamente, però non stanno mai zitti un momento, c'è anche da dire questo, cioè, letteralmente non stanno mai zitti un secondo, ed è anche una cosa buona, se vogliamo dirla, perché è un gioco single player, alla fine ci sta anche che le tue orecchie siano occupate costantemente perlomeno dai dialoghi dei guardiani, dato che la colonna sonora non mi è sembrata troppo impattante. C'è anche da dire che io l'ho giocato con la modalità, se non sbaglio, quella che togli la musica protetta da copyright, quindi vabbè, posso esprimermi fino a un certo punto per quanto mi riguarda, per quanto riguarda questo aspetto. Però per il resto, ecco, mi sa che il suo forse anche 7,5, erano 8, però su 7,5 pieno se lo può prendere tranquillamente. Vi ho spiegato appunto il perché durante i titoli di coda.
Diciamo che da come era stato presentato, che sembrava davvero una ciofeca, sicuramente molto meglio. Cioè qui è stato il caso in cui il marketing gli ha fatto male praticamente, perché era stato presentato davvero come un gioco un po' del cavolo. Invece in realtà è un buon giochino, cioè non è niente di entusiasmante, niente di trascendentale, però si lascia giocare volentieri. Bene, davvero, posso dormire sul divano? Il divano è sodicio, ho visto il topastro farci i suoi bisogni. Può dividere la stanza con Gamora. Stai scherzando? Oh, andiamo! Sei una ragazza, lei è una ragazza, giocate con le bambole. Quante idiozie in una sola frase. Beh, non cederò la mia stanza, discussione finita. Allora devi solo costruire un'altra camera. E magari un bagno. E convincere tutti che un altro membro della squadra non è male. Un membro dodicenne. Il che potrebbe richiedere un impegno genitoriale. Insomma, dai, hai capito. Hai appena salvato la galassia. 2 volte. Quindi, ovviamente, questo nuovo ruolo sarebbe di certo, probabilmente, magari solo... Puoi curare una bambina? Sei tu un bambino. Dovresti avere qualcuno che si prende cura di te. È la risposta più onesta, ragazzi. Oh, cavolo. Cioè, sì, Nick è forte, ma le serve ancora tipo una guida, un supporto emotivo e... Oh, le verdure. Sì, ma dove razzo si prendono le verdure? Suppongo che Groot possa fare le verdure. Sì! Sì, sembra una cosa abbastanza ragionevole da chiedere. E se anche gli altri saranno disposti a fare qualche sacrificio ragionevole ogni tanto... Sì, in fondo sai come sono fatti. Sì, ecco, sono di sicuro... Wow. Hanno delle buone qualità. Cioè, Drax è impavido ed è stato un padre... Groot è un tipo comprensivo e protettivo. Rocket può insegnarle a infilarsi ovunque. E Gamora... Gamora... È disciplinata, onorevole, sa le... Cos'è da ragazzi? Sì. Sì, sì, anche se hai parecchie lacune, se preso da solo. Beh, non sei da solo! Sapete una cosa? Nick fa parte di tutto questo. È una di famiglia. E in famiglia si resta tutti uniti, non importa come. Anche a costo di dover improvvisare ogni singolo giorno. Eh? Che succede? Abbiamo appena perso potenza. Sembra che sia un blocco Nova Corps. Avete pagato la multa, giusto? È vero. Non l'avevamo più pagata. Bene, dai. E a questo punto il video finisce per davvero, perché questi penso siano i titoli di coda veri e propri. Direi di mandarli avanti veloce, però. Sì, veloce è una parola grossa. Sto tenendo premuto e sì, va avanti molto velocemente.
Va bene, dai, comunque non è un brutto gioco assolutamente, è un videogioco più che discreto. Non vado troppo alto con il voto, nemmeno perché, anche perché appunto dal punto di vista dell'aspetto tecnico non è eccellente. C'è tantissimo pop-in e sto giocando su una 3080, quindi non è giustificato dal mio hardware. C'è tantissimissimo pop-in, non è gestito bene il radial blur, perché fa dei contorni davvero pessimi. Forse non i radial blur, entrambi i blur non sono gestiti molto bene, perché poi ne avevo tolto uno e la situazione andava meglio, ma non di tanto, ecco. Appunto, c'è qualcosa da rivedere. Il ray tracing è un buon ray tracing, da quello che posso aver visto. Non sono un esperto, quindi prendete queste parole un po' con le pinze, però appunto mi è sembrato un buon ray tracing, ma il computer lo faceva fondere. Cioè è ottimizzato con i piedi questo gioco su PC, perciò, e io lo sto giocando su PC, perciò non vado troppo alto con il voto nemmeno per quello. Beh, a livello anche di level design è abbastanza base come videogioco, ok? Sono letteralmente corridoi su corridoi, niente di particolare. Con delle leggere deviazioni ogni tanto per prendere il solito scrigno di roba secondaria o i soliti materiali. Le abilità dei guardiani sono buone, le combinazioni che può fare sono interessanti, quello è una cosa che alza sicuramente il voto. Il combattimento però di Peter è noiosissimo. Se letteralmente ti tieni premuto la LT, il grilletto sinistro per mirare e tieni premuto il grilletto destro per sparare, fine. Ok, tolte le abilità speciali, quello è il combattimento base ed è un po' noioso dopo un po'. In generale il gioco tende a ripetersi molto verso la fine del gioco, in particolare gli ultimi capitoli. Sono di una ripetitività abbastanza pesante, mentre le boss fight devo dire che sono interessanti. Tolta l'ultima contro Raker, che come avete visto non è che sia stato molto entusiasta di fare, le altre sono più interessanti. Credo che la migliore sia... Le due migliori siano quelle con l'abitatore del buio, nel capitolo della regina del Bender, e quella contro Fin Fang Foom. Sono molto molto belle quelle, anche a livello diciamo scenografico. Mentre quella contro Raker penso possa essere una delle peggiori. Peccato che sia l'ultima. Dopo l'ultima battaglia, quella contro Warlock, non la considero nemmeno una boss fight, cioè sono praticamente due ondate di minion. Non è considerabile una boss fight. Però, beh, bella anche l'idea dei finali a sorpresa, del finale multiplo, con tanto di titoli di coda che escono tra un finale e l'altro, ma che appunto nei primi titoli di coda si poteva leggere in più nomi, comparire Magus al posto del nome della persona, quindi già lì potevi capire che c'era qualcosa di strano che non andava. Poi, beh, in generale comunque per quanto riguarda la storia, la trama, come vi ho detto, è una trama abbastanza normale, senza infamia e senza lode per quanto mi riguarda. Mentre per quanto riguarda invece i personaggi, è un buon videogioco. Cioè, il punto forte di questo videogioco sono i personaggi e i dialoghi, non ce n'è. Il resto è tutto abbastanza mediocre. Mentre personaggi e dialoghi sono eccellenti. Sono quelle cose che appunto vanno ad alzare un po' questo gioco oltre la mediocrità in cui sarebbe se non fosse stato per i dialoghi e i personaggi, la caratterizzazione dei personaggi. Interessanti anche le varie scelte che puoi fare all'interno del gioco, pur non essendo un RPG, ha degli elementi RPG, pur non essendolo, e sono interessanti perché vanno anche a modificarti alcune parti della storia, non vanno a farti avere dei finali diversi. Tolta la roba della multa alla fine, che vabbè, è un po' una gag, non è una cosa particolarmente importante. Però ecco, carine le cose che tu appunto tramite dialoghi puoi fallire o riuscire nel evitare magari dei conflitti, o evitare delle parti di storia, o avere degli alleati in più, come la Lunimente che è arrivata ad aiutarci alla fine del capitolo 14, se non ricordo male. Facendoci probabilmente saltare una battaglia lunghissima contro una serie di inquisitori che avrebbe comportato un aumento della ripetitività, niente, niente male per quanto riguarda il videogioco, quindi
Buona anche questa cosa. Ecco, come vi dicevo, appunto, mettendo insieme tutte queste cose, giocando un po' al voto, che per quanto mi riguarda è sempre un gioco, perché non è niente di serio dare un voto ad un videogioco o a un film o a quello che vi pare. Prendendolo come un gioco, io gli darei un 7,5 su 10, cioè un titolo più che discreto, non è mediocre, non è appena sufficiente, è un titolo sicuramente discreto, che si eleva quel mezzo voto in più per i dialoghi e la caratterizzazione dei personaggi. Detto ciò, io farò finire i titoli di coda e se non ci sono altre scene, il video finirà esattamente dopo i titoli di coda, quindi io inizio già qui a salutarvi. Vi ringrazio per aver seguito tutta questa serie. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, come ve l'ho già ricordato altre volte in questo video, di commentare e di iscrivervi al canale, facendomi sapere cosa ne pensate anche di questa serie che è stata appena conclusa. Grazie a tutti e al prossimo video!
dopo aver finalmente reso i guardiani una vera squadra, Star-Lord si è dedicato alla creazione di un nuovo marchio. Ha già ordinato i biglietti da visita con la scritta Eroi in evidenza, con un carattere più deciso, e ha nominato la squadra per diversi encomi galattici, sta perfino pensando di cambiare taglio di capelli. Star-Lord ha chiesto a Rocket di non riparare il buco nel muro della sua stanza aperto da Cammy. A volte, di notte, litiga ancora per le coperte con il bavosissimo Galaxius Omnipacus. Star-Lord ha negoziato con i Nova Corps per sbloccare la Milano e annullare la multa, dal momento che i Guardiani hanno salvato l'intera dannatissima galassia. Tuttavia, c'è ancora una multa da pagare. Ora che il gruppo va finalmente d'accordo, Gamora ha coinvolto tutti in un rigido addestramento per garantire una maggior coordinazione in battaglia. Dopo appena 6 sessioni, Star-Lord sostiene di combattere come un vero ninja. Gamora non ha idea di cosa voglia dire. Rocket ha sorpreso i guardiani installando nella stiva della Milano una vasca da bagno di mercurio con riscaldamento gamma. Da quel momento, quel luogo è diventato il suo ufficio, dove organizza riunioni quotidiane con la squadra. Offre sempre da bere, ma non ci sono asciugamani. Rocket ha anche rinegoziato il suo contratto. Non deve essere mai lanciato senza il suo consenso esplicito. Rocket ha anche rinegoziato il suo contratto. Ok. Non deve essere definito mai carino, adorabile o in modi analoghi davanti a un cliente. Per fissare nel tempo la loro storia di unità e onore, Drax si è offerto di fare dei tatuaggi catatiani all'intera squadra. Groot è guarito immediatamente, ma dice di sentirli ancora dentro di sé. Il resto della squadra ha avuto le chiappe doloranti per molte rotazioni, gli ha tatuato il culo. Spinto dal desiderio di comunicare meglio con il resto della squadra, Groot ha chiesto a Rocket di aiutarlo a insegnare il grootese al gruppo. Ha gettato la spugna quando gli altri hanno iniziato a ripetere continuamente le stesse tre parole. Ora Star-Lord sta cercando di insegnare a Groot qualche parola nella lingua dei segni imparata grazie ai film. Groot ha finalmente convinto Star-Lord a provare il tè Groot. La mattina seguente, sulla fronte di Star-Lord, è spuntata una pianta. Dopo aver partecipato al funerale in pompa magna di Corel, insieme a decine di migliaia di persone, Nikki ha mostrato con orgoglio i suoi capelli fiammeggianti agli accusatori Kree, spiegando accuratamente dove possono infilare i loro martelli. Si è poi unita ai guardiani e chiama spesso Star-Lord papà, solo per il piacere di destabilizzarlo. Cammy ha iniziato a perdere ciuffi di lana, che sorprendentemente ha una consistenza molto piacevole. I guardiani l'hanno venduta al mercato nero incassando una quantità spropositata di unità. Da quel momento, Drax ha iniziato a lavorare a maglia delle muffole di Cammy lana per l'intera squadra. Convinta di aver portato a termine uno dei numerosi incarichi importanti della Madonna Celestiale, Mantis si è messa in moto per risolvere alcune questioni in sospeso, ma si è lasciata distrarre dagli innumerevoli snodi. L'ultima volta è stata vista mentre dava consigli a una regina dei mostri furiosa. Hellbender, appunto. Adam Warlock ha ricevuto gran parte dei meriti per lo smantellamento della Chiesa Universale della Verità. Quando ha smesso di crogiolarsi negli elogi galattici, è tornato a essere un guaritore e a vagare per la galassia, aiutando chi si era perso nella promessa a tornare alla realtà. Cosmo è ancora un bravo cane. Bello, memino. Ok, potrei aver festeggiato troppo presto. Il Magus si è rivelato troppo anche per la testolona di Warlock ed è fuggito. Ora siamo nello spazio? Come facciamo a combattere questo affare? Dobbiamo pensare fuori dagli schemi. Prima lo mandiamo in confusione in qualche modo, poi PAM! Usiamo la gemma dell'anima. Ma questa è Nikki? Abbiamo sconfitto un dio. Ho infilato il genio nella lampada. Insomma, chissà se Warlock riuscirà a contenerlo. Mantis forse. Per ora la galassia è salva e può cominciare la ripresa. E noi? Beh, non ho mai pagato la multa, quindi ora siamo qui alla deriva. Tante grazie al tracciante Nova. Ma abbiamo salvato la galassia, per questa volta ci perdoneranno, vero? Vero? Se vorrei girare le pagine. Ah, ok, questa è la... Bella, è l'avventura riassunta con dei disegni. Beh, non sto qui a leggere tutto, altrimenti diventa lunghissima questa parte. Farò solo scorrere le pagine, poi voi in caso mettete in pausa se volete leggere qualcosa. Thanos. Quando sono entrati nella mente di Drax.
qui quando hanno incontrato Warlock, Rocket che deve affrontare la paura dell'acqua, Drax appunto controllato da Mantis, Cammy, l'Unimente. Qui eravamo appena hanno scoperto appunto dei Nova ipnotizzati. Ecco Raker. Ciubecca. Nei vari capitoli. Quindi vuol dire che possiamo rigiocare i capitoli che vogliamo noi ora? Interessante. Per trovare magari dei collezionabili. Torniamo al menu principale e finiamo questo video. Alla prossima!